anche da proteggere. Tutto qua, Fabio Concato, gli diamo subito il benvenuto. Benvenuto davvero, Fabio. Grazie infinite, ciao Elisa, ciao a tutti gli ascoltatori. Una bellissima notizia per la musica italiana, il tuo ritorno dopo 11 anni con un disco di inediti meraviglioso, davvero. Insomma, non esageriamo. No, però, non è insomma, esagerare, diciamo. No, lo diciamo perché grazie, questo disco è veramente stato molto atteso dai tuoi fans e contiene davvero delle chicche. Tra l'altro è un lavoro assolutamente multimediale. Partiamo da questa copertina che mi ha incuriosito moltissimo. Sì, beh, è una busta strana, devo dire che per quanto mi riguarda, visto che ho quasi 98 anni, è stata una concessione alla modernità. Nel senso che questo QR, mi sembra si dica giusto, QR code, sì. Ti permette con uno smartphone qualsiasi di fare una strisciatina sopra il codice, strisciatina quelle... Sì, certo, con lo smartphone così, ok. Con lo smartphone, non certo. Ha le strisciatine pericolose. E sei catapultato immediatamente nel mondo mio attraverso il sito del mio distributore che è Alidon. Per cui, come dire, è una busta in continuo divenire, cioè ciò che tu vedi adesso, i contenuti che tu potresti vedere adesso, saranno sicuramente diversi da quelli che vedrai tra un mese, perché nel frattempo io avrò aggiunto un pezzo di un concerto, una stupidaggine mia che mi faccio a casa col mio computerino, la mia telecamera un po' da maniaco, eccetera, 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 eccetera. E poi ho anche scoperto che mi piaceva perché mi cela un po'. So è vero, vedi, è vero. Sono un po' dietro, no? Ci sei, però ci sei, ti si riconosce. Sì, sì. Questa scelta appunto di essere un po' celato? Boh, dipende sempre dalla mia voglia di desiderio, o almeno tentativo di stare un po' in disparte, insomma, di non essere sempre platealmente presente, e questi 11 anni... mi sembra che lo dimostrino. 11 anni però in cui, ci tengo molto a dirlo, io non ho mai abbandonato neanche per un'ora, no un giorno, un'ora la musica, cioè io ne ho fatta, qualcuno dice che ne ho fatta di tutti i colori, anche troppo forse, però un po' col mio vecchio repertorio che mi ha permesso, se Dio vuole, di fare i miei concerti, anche numerosi, e poi anche vari duetti, ma anche cose molto affascinanti, particolari, insomma ne ho fatta molta, però non riuscivo a mettermi, perché ero affaccendato in altre faccende, su una chitarra o su un pianoforte e tentare di scrivere qualcosa, perché non avevo la testa, cioè succede, ho vissuto in questi 11 anni. Ho visto questo video sul tuo sito, sì. Dove tra l'altro non ti si vede, cioè certo, il pianoforte, certo. Si sente la tua voce che racconta, tu dici ho dato priorità a me stesso. Io do sempre priorità a me stesso, lo so che si paga lo scotto, però c'è prima Fabio che è il Concato artista, voglio dire, no? Confesso che ho vissuto, come diceva il poeta, cioè ho fatto le cose che fanno tutti gli uomini e tutte le donne in tutte le famiglie, cioè ho lavorato su me stesso perché ne sentivo la necessità, sono stato un pochino di più con la mia famiglia perché ne sentivo la necessità e la sentivano anche loro. E poi le cose che accadono in tutte le famiglie, per cui un malanno, certo. Un intervento, una cosa, cioè avevo da vivere, ho vissuto semplicemente, ma sono stato molto di più al cinema, molto di più a teatro, ho letto un po' di più, cioè ho vissuto. Ho letto che però questi brani del tuo nuovo album li hai scritti in un mese, è vero? 25-30 giorni, hai sì. Capito. Allora, ecco, lì faccio un pochino più di fatica a capire che cosa abbia dato la stura. No, perché dici stai fermo 11 anni, infatti, e poi pam, parti. Sai, magari uno pensa in 11 anni ha scritto, poi ha fatto una scelta. No, anche perché siccome, Elisa, sono 11 le tracce, uno pensa anche... Ne ha fatta una all'anno? Inizia, no, assolutamente no. No, non è così. Invece sono uscite così. Sono uscite tutte nel mese di giugno, sarà la luce diversa, non lo so. Poi tutte nel mio studiolo a Milano, che non è uno studio particolarmente... bello, su un parco, su un lago, è proprio su una piazza, sì, c'è una bella luce, c'è un bel sole, ma punto. E non mi era mai successa questa cosa. Allora io ritengo che una persona che poi io ho deciso fosse il mio coach, probabilmente parlando con lui è una persona autorevole,
probabilmente lui è andato a toccare delle corde che si erano un po' inceppate e ha ripreso tutto. Ed è uscito questo... Adesso continua a scrivere come una bestia, ecco, non mi fermo adesso. Più. Adesso non lo so, perché la mia media di solito è un disco ogni due anni, ma c'è caso che venga fuori anche prima. Senti, Fabio, io so che tu non ami molto spiegare le tue canzoni, perché tu preferisci che... arrivi. Sì. Sai qual è il rischio sempre, tutte le volte che tento di raccontarle, neanche di spiegarle, di raccontarle un po' di più, mi rendo conto che metto subito dei paletti e dunque dei confini alla fantasia di chi ascolta. Certo. Allora, la canzone è quella che ti arriva addosso e quello è il suo senso, secondo me. È inutile che poi noi altri autori cerchiamo di... No, ma hai sentito quel particolare? Ognuno se la vive... a modo proprio, ecco, con le proprie emozioni, insomma. Però questo trenino nel petto me lo spieghi? Allora è semplicissimo il trenino nel petto, perché intanto quando ti innamori, o meglio ancora ti reinnamori di una persona, beh, il cuore va già, insomma, un pochino più, no? In più, sei in bicicletta, sei costretto a farti anche una salita, ti viene una specie di treno dentro il petto. Però è un buon sintomo, cioè vuol dire che stai ricominciando a vivere, che una serie di cose anche a livello chimico stanno ritornando a circolare, no? Nel senso buono. E poi può anche essere, perché no, Il ricominciare a scrivere, ricominciare ad amare, ad ascoltare la gente, a cercare di capire le ragioni delle persone un pochino più sfortunate di te, come in quel brano che secondo me è il manifesto vero del disco, che si intitola Tutto qua. Cioè cercare di mettersi un po' nei panni degli altri per capire le ragioni il più possibile, che non mi sembra né di destra né di sinistra né di centro, mi sembra una roba molto, come dire, umana, molto normale, e riportare un filo al centro dell'attenzione l'uomo, nonostante lo spread, la finanza, cose, voci molto importanti, però insomma... bisogna riportare l'uomo al centro e stare anche un pochino più attenti ai suoi bisogni, perché sennò francamente andiamo male. Assolutamente. Fabio Concato su GRP, ti salutiamo mentre Ciao. Ascoltiamo l'altro di me. Grazie mille, torna presto. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Fabio Concato. Un abbraccio a tutti.